Grandi nomi come Niccolò Fabi, Alessandro Preziosi, il comico Maurizio Battista, Raff, Pino Insegno, Morgan, Rocco Papaleo, Fiorella Mannoia, Danilo Rea e altri nella 12ª edizione dei Cantieri dell'Immaginario, rassegna del Comune, che partirà il 3 luglio e terminerà il 5 agosto, a coordinare dal punto di vista organizzativo il TSA. Come ogni anno, un programma trasversale per tutti, che include musica, teatro e danza, messo in piedi dal direttore artistico Leonardo De Amicis. La location è straordinaria, la scalinata di San Bernardino torna a concentrare gli spettacoli, vista pure l'indisponibilità della piazza con circa 1500 posti. Gli spettacoli proposti sono di grande qualità, 36 eventi, 36 giorni di spettacoli con un grande sforzo organizzativo che vede coinvolte anche le istituzioni culturali aquilane a testimonianza della forza della sinergia. Il Cantiere Immaginario nasce appunto da un progetto subito dopo il terremoto dove si immaginava un posto dove riportare la cultura e l'intrattenimento, lo spettacolo. Diciamo che siamo ad un'edizione dove forse possiamo concretamente toccare i posti e c'è meno da immaginare e più da vivere. Ecco, questa è una cosa che posso affermare. Abbiamo una location straordinaria quest'anno, che è la Cordonata di San Bernardino, allestita con credo 1400-1500 posti comodi, seduti. Sarà una bella edizione, trasversale, parla tutte le lingue, parla tutti i livelli, la cultura a vari strati, quindi insomma accontentiamo un po' tutti. Quest'anno ci sono tanti anniversari, c'è l'anniversario degli 80 di Dalla, quindi faremo un concerto con Ron e l'Orchestra Sinfonica, dove Ron Rosalino, storico collaboratore di Lucio, ci darà i suoi successi ma anche quelli di Lucio Dalla con orchestra, e sarà proprio l'apertura. Alessandro Preziosi, dall'intrattenimento di Maurizio Battista, Ute Lemper, grande livello jazz con Brad Meldau e tanti altri.